Allora, siamo con Doni. Doni, una prova oggi anche senza aver incassato reti, no? Sì, è stata una buona partita, senza prendere gol. Anche meglio. Dopo una sconfitta come quella di Grecia, la squadra ha reagito bene e ha fatto una bella partita. Quant'era la tua tensione in campo? Ci dì la verità quando senti il La tensione c'è sta sempre. Oggi magari un po' di più, è normale. Anche per le critiche, però alla fine ero tranquillo. Il portiere che gioca a Roma deve alla fine entrare in campo sempre tranquillo e con la fiducia. Ranieri ti ha difeso a spada tratta, che cosa è successo ad Atene? Come? Scusi, non ho capito. Ranieri ti ha difeso ad alta voce in conferenza ieri, che cosa è successo ad Atene? Successo niente, se mi ha difeso sono contento. Faccio il mio lavoro ogni giorno a Trigoria e sono contento che un allenatore prendi la difesa Siamo su di con me. Giuseppe Mascara. Mascara, oggi un Catania che ha messo in crisi non poco la Roma, però alla fine non è riuscito a conquistare punti. Ma non era facile venire qua. La Roma è una signora squadra, anche se loro giovedì hanno preso tante tante energie. Però noi siamo venuti qua a giocarci la nostra partita e penso che loro non abbiano fatto tanto, si sono resi pericolosi solo su qualche calcio piazzato e su ripartenza. Volevo sapere se avevi visto una Roma stanca oppure una Roma che stava soltanto cercando di gestire il gioco. Ma sicuramente gli mancavano delle persone importanti e poi quando si mettono a giocare fanno male, però noi diciamo che l'abbiamo retta abbastanza bene. Il vostro futuro come lo stai vedendo con la squadra gestita da Milanovic? Per adesso siamo salvi, però dobbiamo cercare di fare ancora di più perché una squadra che si deve salvare, prendere gol su calcio piazzato, penso che non sia il massimo. E il futuro della Roma, come lo stai vedendo, che ha recuperato 5 punti in pochi giorni ai nerazzurri di Mourinho? Ancora il campionato è lungo, ci sono tanti scontri diretti, poi se la giocano, penso che se la giocano loro due, tra Inter e Roma. Allora, come Rodrigo Taddei, soddisfatto della tua prova oggi, Rodrigo, intanto? Della mia e della squadra, penso che abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che gioca bene a calcio e siamo riusciti a fare 3 punti, che era il nostro obiettivo. Ecco, un Catania ostico, no? Va messo parecchio in difficoltà. Tutte le squadre oggi nel campionato italiano non vogliono perdere nessun campo che gioca, quindi sapevamo che era una partita difficile, abbiamo preparata bene, siamo riusciti a fare 3 punti, che erano gli obiettivi. Meno 5 ora, ci credete? Non è problema, non pensiamo nell'Inter, non casciamo nei nostri errori, pensiamo partita per partita, ce l'abbiamo una partita di Coppa importantissima da affrontare. Lavoriamo per la partita di Coppa e conseguentemente la partita di campionato. Ecco, ma che è successo ad Atene? Abbiamo perso. Loro sono stati bravi, noi non abbiamo fatto la partita che venivamo facendo nel campionato. Partita di Coppa, adesso pensare che possiamo fare, rispettando sempre i nostri avversari, però con piedi per terra e provare a passare il turno. Ma è mancata la concentrazione o l'umiltà ad Atene contro il Panathinaikos? Penso che è passato, non pensiamo più, e già pensiamo a una partita tra 4 giorni. Ce l'abbiamo 4 giorni da lavorare e pensare già che possiamo farcela sempre con piedi per terra. Grazie. Allora, con Alessio Cerci, dopo una sconfitta, seppur di misura contro il Panathinaikos, adesso una pronta vittoria, un riscatto immediato. Riscatto immediato, un'ottima partita. Siamo contenti perché non era una partita facile e quindi adesso ci godiamo questi 3 punti e siamo tutti contenti. Ecco, c'è stato un momento in cui, ecco, anche seppur con i 3 punti in tasca, è stata una vittoria molto molto sofferta contro la squadra di Mihajlovic, no? Sì, sicuramente la squadra, il Catania è un avversario un po' difficile perché gioca molto aggressivo, ha buoni giocatori, quindi mettono sempre tutti se stessi in campo. È una squadra che sa lottare per non retrocedere, quindi non è facile affrontare queste squadre qui. E quindi oggi i 3 punti ci siamo meritati anche se abbiamo sofferto. Cosa vuol dire aver recuperato 6 punti all'Inter in meno di 2 settimane, Alessio? Vuol dire che siamo a meno 5, prima eravamo a meno 8, cioè, ora siamo a meno 5, quindi siamo contenti così. Bisogna soltanto lavorare, non un pensiero ce lo facciamo, però io penso che sia importante lavorare come stiamo facendo adesso e continuare su questa strada. In ultima, sei soddisfatto della tua prova oggi? Sei uscito tra gli applausi, eh? Certo, sono contento, posso fare ancora tanto di più, però mi va bene così. C'è qualche notizia sulla novità sul rinnovo contrattuale?
No, non c'è nessuna novità. Non c'è 5 punti dall'Inter. Sì, sì, no, abbiamo ricominciato a viaggiare bene, siamo contenti, insomma la classifica è davvero interessante adesso. Oggi che partita è stata? Difficile, lo sapevamo, loro sono una bella squadra, anche Coppa Italia era stata difficile anche se avevamo avuto molte più occasioni e poi abbiamo sbloccato ed è stato duro essere così ordinati nel difendere il risultato. L'Inter è davvero così irraggiungibile? Sì, l'Inter anche ieri sera ha dato dimostrazione che probabilmente è difficile da raggiungere perché il 9 ha fatto una partita eccezionale, ha faticato pochissimo e ha rischiato anche di fare gol, quindi questo ci ha dato 2 punti in più, ma ci ha dato una dimostrazione che sono una corazzata fortissima. Senti, tu che non sei uno da 0-0, vuoi rispondere qualcosa a Mihajlovic? No, io non devo rispondere a niente a Mihajlovic, perché? No, che ha detto? Le cose che ha detto tutta volta, ha parlato anche di te. No, di me ha detto che c'ha ragione, io ci ho provato in tutti i modi a farmi ammonire contro il Palermo per saltare questa e non il Napoli, però poi alla fine ho smesso perché ogni volta che facevo così, anche infatti c'era il derby che ero diffidato, mi facevo ammonire la partita prima e poi giocavo il derby e non la prendevo mai, quindi stavolta il gioco, semmai se prendo ammonizione salterò il Napoli, però tanto giochiamo, tanto tutto è importante per noi. Senti, ti va di dire qualcosa sulla reazione di Mourinho? Insomma, sei molto contestato in Milano. Quando? Quella di ieri? Di ieri sera, delle manette. No, guarda, non è facile poi quando stai in campo, ti viene nervoso. Io mi ricordo quante gliene ho dette al Guardialini a Torino, al gol di Del Piero, perché mi sembrava fuori gioco di 5 metri, di tutti i colori, e insomma, su quei toni era. Lui non so se probabilmente non mi ha sentito, poi ho rivisto il gol e il gol era buono. Perciò tante volte in campo può succedere, può essere nervoso un giocatore, altrettanto può essere nervoso un allenatore, perché a velocità naturale anche a me mi sembrava rigore quello di dopo, poi ho rivisto che non lo era. All'ingresso in campo, Daniele, con la testa sul campionato può capitare? No, può capitare, insomma, siamo stati puniti, è una squadra che ha fatto una bella partita, ha giocato la partita della vita, noi forse su 2-1, calcolando anche andata e ritorno, pensavamo di averla già fatta e abbiamo un po' mollato la presa, ma non perché pensavamo al campionato. All'ingresso in campo abbiamo giocato una gara molto giudiziosa, non era facile contro un Catania che lo sapevamo, già avevamo sofferto molto, non parlo proprio a Catania, ma addirittura qui a Roma in Coppa Italia, dove c'erano soltanto 3 dei giocatori che hanno giocato anche oggi, per cui sapevamo delle difficoltà che ci avrebbe creato, sapevamo che ci avrebbe aspettato nella propria metà campo con tutti gli 11 giocatori per poi ripartire e sorprenderci, per cui siamo stati molto giudiziosi, molto attenti e siamo riusciti a sfruttare subito la prima palla giusta per noi e poi abbiamo gestito la gara molto ma molto bene. Mi ha fatto piacere l'aiuto del pubblico e tutto questo ha fatto sì che credo che pochi se ne siano ricordati che avevamo giocato giovedì notte ad Atene e venerdì ancora stavamo ad Atene e questo è un plauso veramente a tutti i miei giocatori che hanno reagito da squadra alla sconfitta che avevamo subito ad Atene. Sganciamolo subito e pensiamo a giovedì sera. Partita da dentro e fuori. Guardate, io sono molto contento che i nostri tifosi sognino, no? Perché è importante sogni positivi, perché quando sono arrivato erano tutti sogni un po' negativi, per cui questa squadra sta facendo veramente uno sforzo notevole. Dall'altra parte c'è una squadra, l'avete vista anche ieri, 9 uomini, meritava lei di vincere, per cui sappiamo benissimo che è una grossissima squadra, per cui non pensiamo a quelli, pensiamo a tutto il contorno, a tutte le altre squadre che vogliono concorrere per entrare in Champions League il prossimo anno. E questo già è un obiettivo bellissimo. Ci sta la Coppa UEFA giovedì sera e sapete quanto io ci tenga a questa Coppa UEFA. C'è la Coppa Italia dove abbiamo fatto la prima parte della semifinale, per cui quando dico che stiamo nel curvone tutto è la verità. Adesso continuiamo a far bene la curva e poi vedremo sul rettilineo quello che accadrà.